Franda ha percepito che c'è stato un, non un semplice calo della, della potenza della sua aeromoto, ma proprio l'annullamento di questa potenza. Probabilmente qualcosa ha disturbato il motore della moto antigravitazionale. Well, Fran is special in that she deigned to partner with a Hume. Oh, like a sky pirate that chooses. C'è un legame di grande rispetto tra Fran e Balthier. Sky pirates? So you have an airship? It's Balthier. Listen, thief, Van. If you ever want to see your home again, you'll do exactly as I say. Myself, Fran, and you, we're working together now. Understood? Balthier è cosciente del fatto che sono in una posizione difficile e che quindi bisogna collaborare. È abbastanza realista, per quanto a volte sarà cinico, però è molto attento al presente. Cioè si rende conto che in questo momento non può fare a meno di, anche dell'aiuto di Van, e quindi cerca di farselo amico. Balthier e Fran vengono a far parte del gruppo. A questo punto noi veniamo introdotti al concetto di Gambit. Un'altra cosa che voglio farvi notare è di nuovo un riferimento di Balthier alla Ifrit, cioè all'astronave che stava bombardando il giardino. Dava l'idea di avere ben chiare le idee su quello che stesse succedendo e che addirittura... secondo i suoi piani, questo attacco sarebbe stato quasi voluto. Come anche si evince dal manga, Balthier sembrava essere a conoscenza sia dell'attacco della Ifrit, sia dei disordini che ci sarebbero stati a palazzo. Quindi, probabilmente spinto dall'opportunità di entrare a palazzo durante quindi un momento in cui le guardie erano distratte, pensava forse di riuscire a raggiungere la stanza del tesoro e a sottrarre la Magilite della Dea. Van però ha fatto prima, e questa è stata l'incognita che ha fatto saltare il piano di Balthier. Ok, a questo punto noi possiamo dare un'occhiata alle caratteristiche dei nostri amici, ma prima voglio sbloccare il concetto di Gambit, che mi pare che si sblocchi semplicemente proseguendo. Eccoci qua. Vuole spiegarmi una cosa? Mi sembra che tu abbia ancora poca confidenza col Gambit. Sì, non capiamo la voce sul menu, quindi non è che possiamo fare più di tanto. Devi sapere che puoi cambiare i bersagli e le azioni in modo di impostare i Gambit. Allora, io salterò un po' di spiegazioni e ve lo spiegherò direttamente a voce. Allora, intanto lui ci fa un esempio. Infatti ci dice che questo, appunto, è il Gambit che ha in questo momento, alleato a caso, pronto soccorso. Cosa vuol dire? Che lui ogni tanto lancerà il pronto soccorso su un alleato casuale. Questo è mal combinato perché non servirà magari se noi siamo full vita. Quindi ci serve impostarlo nuovamente. Allora, cambiamo. Pronto soccorso. Lui va su pozione. E poi bisogna anche fare in maniera che la pozione non vada sprecata. Quindi vada su, non l'alleato a caso, ma andando più giù, un alleato che abbia meno del 70% di vita. In questa maniera cosa succede? Che ogni volta che un personaggio soddisferà le condizioni del primo Gambit, Balthier farà quella azione, cioè di dargli una pozione. Possiamo anche cambiare la priorità mettendo l'attacco, per esempio, come prima cosa, ma è sempre sconsigliabile. Io suggerisco sempre di utilizzare una cura come primo e più importante Gambit. Adesso sto saltando velocemente le spiegazioni, aspettando che lui mi lasci gestire le cose, perché io so già come funziona e ve lo posso spiegare più velocemente di quanto possa fare Balthier. Quindi salto tutto e abbiamo Gambit e squadra. Ok, allora innanzitutto dobbiamo dare un job ai nostri amici, che sono di livello 13, quindi un livello più alto di noi. Io ho definito nel mio piano mentale, perché mi sono fatto uno schema per evitare di perdere dei job, Balthier come
distruttore. Valtteri infatti ha delle ottime caratteristiche di attacco, quindi ho deciso di sfruttarle. Invece Fran ho deciso di farla maga bianca. Anche perché in questo momento ho bisogno di una curatrice. Quindi siccome Fran è un'ottima maga, oltre che un'ottima combattente, diciamo che non eccelle in nessun aspetto, ma non è scarsa in nessun aspetto, quindi è molto duttile. Probabilmente anche per una questione di background sarebbe stato l'ideale renderla guerriera rossa, perché appunto è una classe molto flessibile. Io però mi sono fatto i miei conti e ho deciso di darle mago bianco. Perfetto. Ora spenderò un po' dei miei punti. Ne ho veramente una quantità esorbitante per rendere più potenti i miei compagni. E non sottovalutiamo l'azione più uno del Gambit, cioè la possibilità di avere un terzo Gambit. In questo momento i Gambit a disposizione saranno semplicemente due, ma per Valtteri, per esempio, adesso saranno tre, poi quattro, e poi ci penseremo. Allora, questo è il mio schema di Gambit che ho fatto fino a questo momento. Ovvio che non ho tutti i Gambit a disposizione perché vanno acquistati durante il gioco nei negozi specializzati, nelle gambiterie. Allora, io ho messo prima di tutto una abilità curativa, quella di dare una pozione a chi è sotto il 70%. E poi il nemico più vicino in vista attacca, il nemico del leader attacca. In realtà, siccome va nel leader, questa opzione poteva anche essere assolutamente inutile. Idem per quello che riguarda gli attacchi con Balfier, ma ho messo l'alleato in status di agonia pronto soccorso, perché pronto soccorso è un'abilità che ha effetto proprio sugli alleati in status di agonia, quindi nel momento in cui uno andasse in rosso lui lancia una cura. Per quanto riguarda Fran, un'energia a chi è sotto il 30%. A questo punto vediamo se tutto funziona. Ho equipaggiato, vi faccio ancora vedere questo, i personaggi in questa maniera. Van, gli ho dato la Magilite della Dea. Mi azzera gli MP, ma io non ho magie, quindi non è un problema. In compenso mi dà un'ottima difesa magica. Per quanto riguarda Balfier, ho messo un'armilla tonica che gli aumenta ancora di più gli HP massimi. E a Fran ho dato il bracciale che mi dà lo scan permanente. Notare come, scusate se ci torno, l'abilità ottimizza. Ora, se io faccio così e levo il bracciale e metto, non so neanche come si fa, rimuovi, ecco, rimuovi bracciale, l'ottimizza, non mi dà nulla, perché sono oggetti che per esempio in questo caso impedisce di prendere punti esperienza, in questo caso mi dà scan, non mi dà nulla in più. Quindi semplicemente non me lo mette tra gli ottimizzati, tra gli oggetti ottimali. Ma a smentire quello che ho appena detto, c'è il fatto da dire che l'armilla tonica che mi dà degli HP in più, se io la levo, nell'ottimizzazione non compare. Quindi io ce l'ho dovuta mettere fisicamente, proprio andando a cercarla nell'inventario e andandogliela a mettere. Quindi questo bisogna darci un occhio, perché nel momento in cui si fa ottimizza non è detto che le cose vadano come devono andare. Allora, intanto il gioco mi fa notare dei soldati morti e parte un filmato. Sono dei ribelli. Contavano sulla scarsa sorveglianza durante il banchetto per attaccare. Probabilmente volevano uccidere il console avendolo così vicino. A questo punto Balfier unisce i puntini. In pratica ha capito che il Vine aveva intenzione di far uscire allo scoperto i ribelli venendo lui stesso nella capitale. Arrivando nella capitale, i ribelli chiaramente
hanno colto l'occasione, non potevano far diverso per cercare di colpirlo. Ma lui, sapendo che loro avrebbero colto questa occasione, aveva già mosso l'aerobrigata Ifrit in maniera da bombardare i ribelli. Quindi diciamo che era tutta una cosa organizzata, una sorta di passo in più rispetto ai ribelli. Proseguiamo. Allora, arriviamo in una parte delle fogne. Io prendo lo scrigno con una coda di fenice e poi prendo questo, che ovviamente sarà la mappa dei canali. Benissimo. Allora, se io adesso vado a vedere, la mappa è aumentata. Tutta questa parte prima non c'era. Infatti io avevo la conoscenza soltanto della parte sinistra in alto. Beh, qua è ancora un corridoio, quindi non possiamo sbagliarci. Sto andando un po' più piano, proprio per dare il tempo di esplorare e guardarsi intorno. Un ratto mannaro, quindi finora sono gli stessi nemici che avevamo già visto. In teoria Vanno dovrebbe attaccare automaticamente appena vede il nemico, infatti così è successo. Ma in questo caso, per esempio, io ho intenzione di derubarlo proprio perché ho ancora in sospeso un oggetto che ha il Dissanguer. Ma è stato ucciso velocemente da Balfier. Allora, quindi se noi abbiamo intenzione di farmare con il solito modo del ruba, dovremo impostare il gambit in off, se no i nostri amici uccideranno i mostri prima del dovuto. Ok, facciamo una prova. In questo momento mi trovo davanti il 2 di sangue che io voglio derubare. Allora, se io faccio gambit off su tutti e tre, nessuno di loro attaccherà e quindi io potrò avere buona gioco a derubare. Vediamo se sono fortunato in questa evenienza. Un dente di pipistrello. E ora proviamo a derubare l'altro. Non ho rubato nulla. I Dissanguer sono molto difficili da derubare. Infatti ci vogliono svariati tentativi. Ok, un dente di pipistrello. Allora, cosa accade? Non ho ottenuto la protezione per il braccio che volevo, il proteggibraccio che volevo ottenere. Quindi cosa succede? Io a questo punto posso rimettere tutti i gambit on e aspettarmi appunto il l'attacco dei miei amici. È tutto molto più semplice ovviamente perché essendo in tre i nemici cascano con una facilità incredibile. Intanto raccolgo tutti gli oggetti che posso, cerco di esplorare tutta la zona. Poi ovviamente prima di andare via farò la solita scheda per quello che riguarda questa regione. Come vedete in queste fogne alcune parti sembrerebbero piene d'acqua e quindi non raggiungibili. Io sto continuando a esplorare tutta la zona e qui incontriamo un nuovo nemico che si chiama Gradodo, che è una specie di rana. Ha droppato un corno, poi ci concentreremo anche a capire che cosa è importante raccogliere da questi nemici. Questo comunque è il primo nemico nuovo che incontriamo in questa sezione. Io sto andando lento volontariamente, normalmente io mi muovo più velocemente all'interno delle zone. Come vedete avvicinarsi a un nemico vuol dire scatenare l'ira del party su di lui. Questa è quella zona che avevamo già in parte visitato ma che era chiusa, era bloccata da una scala rovinata che non ci consentiva di salire ulteriormente. Qua invece si va da un'altra parte, qua c'è uno scrigno, c'è un bastone di quercia. Penso che il bastone di quercia sia per il monaco, quindi non penso che cambi nulla, perché Frank al momento non ha ancora un'arma tipica da mago bianco. Allora, diamo un'occhiata alla mappa. Abbiamo esplorato tutto e stiamo raggiungendo una terza sezione. Non cambia l'estetica del posto,
anche se mi sembra un po' più articolata di quella che era prima. Ci sono delle barriere, vedete come comunque la struttura sia concettualmente elegante, anche se si tratta di una fognatura. Qui c'è un salvocristallo. Ci curiamo e salviamo. Nuovamente il gioco ci chiede di salvare da un'altra parte. Noi lo faremo, però non vorrei che poi voi vi lasciaste influenzare dall'ansia che emette questo tipo di messaggio. Vedete? C'è una ragazza che sta combattendo contro delle guardie e sembra essere molto in gamba. Però è un po' alle strette. Van proprio non lascia passare neanche un secondo e si getta subito ad aiutarla, dicendole di lanciarsi e lui la prende al volo. Nel fumetto questa scena era più buffa perché Van ha subito il colpo, ha subito l'arrivo di questa ragazza e dicendo è pesante e lei l'ha guardato male. Era un momento buffo. Però intanto noi abbiamo massacrato i nemici come se non esistessero. I'm Vaughn and this is Balthier and hey. What's your name? Amalia. Balthier ha notato qualcosa, è come se sapesse Amalia, che sta per infilarsi in un grosso guaio. Van rimane basito dalla bellezza di questa ragazza, ma questa ragazza è tendenzialmente scostante. Anche perché è delusa dal fatto che l'attacco dei ribelli non è andato a buon fine. You stole that? Yeah. Have you finished? When the guards don't report in, they'll come looking for us. If they aren't already. You should come with us. Better than being by yourself. Questa ragazza comunque non ha apprezzato il fatto che Van abbia rubato e si sta comportando comunque in maniera altezzosa. L'abbiamo vista per un attimo comparire quando abbiamo visto i ribelli e ci siamo resi conto che lei probabilmente è un personaggio di spicco della ribellione. Le somiglianze con Star Wars sono sempre più spiccate, al punto da essere quasi considerabili delle citazioni. In questo caso Balthier potrebbe fare la parte di Han Solo, Fran quella di Chewbacca. Ovviamente questo personaggio sembrerebbe essere la principessa Leia e noi il povero Luke Skywalker. Allora, la porta dietro di noi si era chiusa prima dello scontro, adesso si è riaperta. Possiamo nuovamente andare a curarci. Allora, parliamo con questa ragazza. Lei non vorrebbe venire con noi, però si rende conto che non può fare altro, anche se noi siamo dei ladri, come se avessimo rubato a lei, tra l'altro. Cosa che, in realtà, per quello che ne sa, non è accaduto. Unlike Fran or myself, our guest probably won't be taking orders from anyone anytime soon. Il buon Balthier ci spiega come funzionano gli ospiti, cioè in pratica è un membro del party non controllabile da noi. Balthier l'ha vista combattere, quindi sa che se la potrà cavare. Notare come Amalia abbia corretto Balthier quando ha detto ribelli, lei ha detto resistenza, è molto orgogliosa del suo tentativo di cercare di rovesciare l'impero. Ok, entra come ospite. What are we waiting for? Cos'è un ospite? Quindi è un personaggio in più che fa parte del party e non ha possibilità di essere governato da noi. Do un'occhiata in giro, vediamo se c'è qualcosina. Mi pare che questa sezione di mappa sia abbastanza piccola e priva di nulla. Do un'occhiata ancora a quel lungo corridoio, che però si ferma qui perché laggiù non ci posso andare, anche se la mappa mi lo farebbe vedere continuare. Invece la minimappa no, forse è una zona segreta. Quindi momentaneamente rinuncio.
guardate come corrono velocissimi. Di qua non si può andare, dobbiamo per forza andare di qui. Diamo ancora un'ultima occhiata alla mappa, stiamo entrando in una quarta zona. Ok. Anche nel manga Amalia si era comportata in maniera un po' maleducata nei nostri confronti, quasi senza ringraziarci del fatto che l'avevamo salvata. Ecco un'area piuttosto ampia. Cosa succede nelle aree ampie? Purtroppo arrivano i boss. In questo caso sotto forma di enormi melme. E poi uno degli incubi peggiori, la melma sopra le nostre teste, che però, grazie al cielo, non si lascia cadere su di noi, ma poco distante. Ecco il combattimento. Allora, queste melme sono particolarmente suscettibili al fuoco, ma come vedete i nostri colpi sono davvero, davvero potenti. Quindi abbiamo buon gioco su di loro comunque, perché ormai abbiamo farmato davvero tanto e siamo potentissimi. Però l'utilizzo del fuoco, ricordiamoci, potrebbe essere molto interessante. L'abbiamo sconfitto. Anche se alcuni di noi sono stati accecati. Guardate come muore male. Dissolvendosi per terra. E scivolando verso la fognatura. Ecco, questo è il primo esempio di creatura che ha senso nelle fogne in quanto spore. Ecco la fanfara, la prima volta che la vediamo. Con Van che beve per rinfrescarsi. E Fran con una freccia in bocca. Molto bene. Mi piace questa scenetta, ma dovrebbe durare di meno.